Cari amici, bentornati sul mio canale. Sono sicuro che tanti di voi avranno già adocchiato dietro di me l'oggetto che avevo promesso di acquistare al raggiungimento dei 1000 iscritti. Che cos'è? È un orologio, uno smartwatch da tavolo che ha varie funzioni, ha varie app, tra le quali ha la radio, appunto, ha l'ora, ha il tempo, ha il timer, la sveglia, ma quella che a me interessava di più e che mi piace da morire esteticamente e che avevo visto nel video di qualche altro youtuber è il contatore degli iscritti. Ho aspettato i 1000 perché mi sembrava un po' da sfigato avere un contatore con una cifra inferiore ai 1000, però adesso state crescendo molto molto in fretta e quindi fa la sua bella figura, oltre che dare un piccolo tono di colore. Video estivo, video rapido nel quale vi do un piccolo trucchetto per velocizzare e migliorare un pochino l'esecuzione dei vostri accompagnamenti. Abbiamo visto finora gli accordi nelle posizioni fondamentali e nei vari voicing, ci siamo mossi quindi sulla tastiera, abbiamo visto anche gli accordi di settima, quindi abbiamo imparato a fare anche gli accordi di quattro note, abbiamo visto alcune ritmiche che rendono un pochino movimentato il nostro modo di accompagnare, diciamo, tolgono staticità al nostro modo di muovere il pianoforte. Adesso è importante inserire un piccolo trucchetto che funziona quasi sempre e che rende l'accompagnamento ancora più interessante. Poi in realtà si tratta di una variazione armonica di cui parleremo in futuro, però adesso ve lo passo semplicemente come piccolo stratagemma, senza avere il bisogno di conoscerne il significato dal punto di vista armonico, ma per usarlo proprio in maniera assolutamente pratica. Prima di darvi questa indicazione, questa piccola dritta, vi ricordo le consuete cose utili che potete fare per il mio canale YouTube, quindi un bel mi piace, l'iscrizione al canale, poi cliccate sulla campanellina se non volete perdervi gli aggiornamenti. Cominciamo con questo trucco, questo piccolo trick, subito dopo la sigla. Dunque ve la faccio rapida. Prendiamo un paio di accordi, anzi no, prendiamo un accordo soltanto. Prendiamo Do maggiore. Noi dobbiamo muovere l'accordo di Do maggiore, stiamo accompagnando in Do maggiore e abbiamo la staticità dell'accordo fermo, ossia questo. Abbiamo visto che ci sono molti sistemi di accompagnare, di muoverlo, abbiamo visto accompagnamento a quarti, abbiamo visto ritmiche un pochino più complicate, abbiamo visto ritmiche che alternano, diciamo, figure fra le due mani e che rendono l'accompagnamento un pochino più interessante. Una delle cose che abbiamo detto, per esempio, è quella di creare un elemento ritmico che fa un cambio di voicing, quindi noi creiamo il ritmo muovendo l'accordo, quindi facendo lo stesso accordo, però muovendo la posizione dell'accordo, quindi da un voicing a un altro ci dà un senso sicuramente di movimento, come in questo caso. Pensiamo di farlo semplicemente sull'alternanza fra due accordi, quindi prendiamo Do maggiore e Fa maggiore e vediamo se funziona questa cosa, questo cambio di voicing per renderlo un pochino più semplice. Siamo in quattro quarti, quindi la seconda metà della battuta sarà un pochino più statica. Funziona, non è male, è interessante, c'è un pochino di movimento, però il trucco che vi insegno oggi è questo. È un trucco molto molto più semplice dal punto di vista strumentale e che dà veramente più l'idea di movimento dell'accompagnamento, perché anche solo il cambio voicing lo rende comunque un pochino statico, sentiamo che il sapore è sempre lo stesso. Che cosa facciamo? Con questa ritmica qui, che è una ritmica con un piccolo anticipo, anziché fare il cambio voicing, prendiamo la nota più alta del voicing che stiamo facendo e la alziamo di un grado per poi farla tornare nella posizione principale. Quindi le due note sotto restano ferme, restano lì immobili, e la nota più alta sul secondo accordo, quindi sul ribattuto dove prima facevamo il cambio di voicing, soltanto la nota più alta si alza di un grado per poi tornare giù nel terzo ribattuto, in questo modo. Thank you.
particolare, diciamo che introduce un accordo che è spesso l'accordo SUS o SUS 2 o SUS 4, ma ne parleremo nello specifico. Per adesso lo impariamo dal punto di vista pratico, a noi serve velocizzare l'apprendimento, quindi rendere pratiche queste soluzioni. Funziona sempre? Funziona anche se io cambio il voicing di questi due accordi, per esempio comincio con un voicing che abbia come nota più alta il Do e alterno sempre questi due accordi, Do maggiore e Fa maggiore. Proviamo a vedere, è un pochino scuro, un pochino basso come registro, però voglio proprio farvi vedere l'esempio con un voicing differente. Se noi facciamo il voicing con il Sol come nota più alta, quindi la terza opzione che avremmo per l'accordo di Do maggiore, vediamo che succede. Ecco, non è meraviglioso quell'assi naturale là che accade nell'accordo di Fa maggiore, però potenzialmente funziona sempre. L'unico dubbio che ci viene è: mi sposto di un tono o mi sposto di un semitono? Vi rispondo che dipende dalla tonalità. Ovviamente in questo caso vi ho fatto un esempio alternando due accordi nella tonalità di Do maggiore, quindi ovviamente non avevo alterazioni. Per esempio, se noi andiamo a guardare il primo degli esempi che vi ho fatto, quello con il voicing e dove avevo come nota più alta dell'accordo di Do il Mi, dal Mi al Fa mi spostavo di un semitono e dal Fa al Sol, per quello che riguardava l'accordo di Fa, mi spostavo di un tono, quindi rispettavo le note della tonalità di impianto. Se io mi trovassi per esempio in Sol maggiore, ovviamente dovrei utilizzare il Fa diesis, mi trovassi in Si bemolle maggiore dovrei utilizzare il Si bemolle e il Mi bemolle, quindi se io faccio un primo grado e faccio questo giochino dall'accordo di Si bemolle maggiore con un voicing che abbia come nota più alta il Re, ovviamente dovrò fare così. Non farò in nessuno dei casi così. O meglio, potenzialmente lo farò, potrei farlo in un'altra tonalità, mi richiama un Fa maggiore, mi richiama un quarto grado in Fa maggiore, anche se non è efficacissimo con questo voicing qui, come dicevamo. Quindi che cosa ricaviamo? Ricaviamo che il sistema funziona, il trucchetto funziona sempre, non è meraviglioso se facciamo un quarto grado, quindi se la nota che viene alzata, diciamo, la nota che raggiungiamo alzando la nota più alta del nostro voicing è una sensibile, è un settimo grado. In quel caso non è così efficace, però può funzionare e c'è anche un piccolo stratagemma per risolvere il problema se vogliamo farlo su un quarto grado, quindi alzare il mignolo al settimo grado. Potremmo utilizzare sempre una ritmica con tre posizioni, accordo allo stato fondamentale, diciamo, con la terza alta, e solleviamo, alziamo quindi soltanto la nota più alta che va a raggiungere la sensibile, cambio di voicing sul voicing successivo, così questa sensibile la facciamo risolvere. Vi faccio vedere come. In questo modo funziona meglio sicuramente. Però se noi vogliamo muoverci un pochino e cominciare ad aggiungere qualche nota estranea al nostro accompagnamento, che è un po' l'esigenza, perché io quando ho gli allievi che suonano gli accordi mi dicono: sento un po' di staticità perché faccio sempre solo le note dell'accordo, non mi fido mai a muovermi al di là delle note dell'accordo. Ecco, provate come primo trucchetto, come primo espediente, a dire: quando faccio una ritmica, una combinazione ritmica, prendo la nota più alta che ho del mio voicing e la alzo di un grado. Se è tono o semitono dipende dalla percezione della tonalità in cui ci troviamo, quindi è fondamentale che voi sappiate quali sono le alterazioni della tonalità nella quale stiamo suonando. Ecco, per il video di oggi è tutto, vi avevo detto che sarebbe stato un video con un trucchetto, quindi con un piccolo espediente. Giocateci un po' in questa seconda parte del mese di agosto e giocate un po' con questo sistema. Io vi ricordo innanzitutto che vi aspetto sui social, vi aspetto su Facebook, vi aspetto su Instagram, poi vi aspetto alla Scuola di Musica Vivaldi. A settembre ricominceremo con l'attività didattica e vi aspetto sicuramente ai prossimi contenuti del canale. Vi ricordo che se volete
sostenere il canale e supportare la realizzazione di questi video. L'unica cosa importante che dovete fare, se volete, è quella di mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale stesso. Mettetemi le vostre domande, richieste, dubbi nei commenti. Io, come vedete, rispondo sempre, magari non subito, ma rispondo sempre a tutti. E vi ringrazio per avermi guardato. Spero che questo piccolo espediente vi sia utile per arricchire un pochino il vostro accompagnamento con le note estranee. Io mi godo il mio orologio conta iscritti e vi do appuntamento al prossimo video. A prestissimo, ciao!